City Report. Beh, cari amici, stiamo riprendendo, questo è l'esterno, quindi forse è roba che dovrebbe portare via l'AMSA, peccato che non c'è neanche un bigliettino, e sicuramente i pezzi che troviamo qui sono pezzi interni delle case. E questo è un altro di quei famosi segnali del degrado insieme ai carrelli, e infatti anche qui abbiamo trovato i carrelli. Tra l'altro troviamo qui un cimeglio, un televisore della Fumiva. Cari amici di City Report, ultima puntata prima della chiusura estiva, ma magari poi ci vediamo ancora. Siamo nelle case MM, quindi Comune di Milano stavolta, non Alerno, Regione Lombardia, di via Asturie 4 e 6, insieme ai cittadini, per una visita che è stata organizzata, dove stanno partecipando anche l'assessore regionale della Lega Bolognini e il consigliere comunale Piscina, sempre della Lega. Queste sono le facciate, adesso vi facciamo vedere un po' di quello che abbiamo trovato, sentirete un po' di discorsi della gente che è parecchio arrabbiata per soprattutto le manutenzioni, le condizioni del palazzo, che a vederlo da fuori potrebbe non sembrare male, ma come vedete nelle immagini, balconi, locali rifiuti, dei problemi di riscaldamento e altre cose che andremo a evidenziare poi mano a mano che andiamo avanti, non vanno sicuramente bene, bisogna sistemarle. Seguiteci. Hai ragione. Perché l'Italia funziona così. Non funziona niente, ad esempio. Ho dovuto chiamare allora, ad esempio, le scale ci... Via Asturie 6, stiamo vedendo il cortile appunto della Via Asturie. Queste moto abbandonate qui, come vedete non c'è più la sella, non c'è più la batteria, sono rottami, sono abbandonati qui dentro. Comincia da qua e poi gira di là. Qua e di là. Ma che immondizia che c'è? Questa che cantina è la scala? I d'Italia. Bene, stiamo vedendo le cantine della scala I. Come vediamo sono una schifezza incredibile. Troviamo gomme, materiali di ogni tipo. C'è anche una tanica che è qui, si vede da un bel po' perché è tutta bella sporca, ma dall'altro lato è ancora peggio. Adesso andiamo a vedere anche l'altro lato. Adesso sì che mi puoi inquadrare. Perché è la mia cantina. Porca miseria. Sei? Vieni, guarda qua. Prego. La tua qual è? Vai avanti, inquadra, quadra, gira. No, no, non lo girare perché... Questa è la mia cantina. Sbaglia l'immagine. Questa è la mia cantina, guarda che cosa cazzo ha fatto nella mia cantina, che mi hanno buttato sulla porta. È quasi un appartamento questa qui, c'è già tutta l'attrezzatura, letti, reti, tutta schifezza, la porta è stata tirata giù. Ma sono spaccato. Sì, ho visto, perché essendo intero quello vuol dire che ha spaccato il muro. Allora, c'è sempre la solita questione della rimozione dei rifiuti, della sicurezza delle cantine, le ristrutturazioni. Il problema è sempre quello, bisogna trovare le soluzioni, non è che c'è altro da fare. Perché, cioè, cosa dobbiamo dire? Che è invivibile delle situazioni del genere, che una città come Milano, siamo nel 2022, ospitiamo le Olimpiadi. E le Olimpiadi le ospitiamo anche in questi contesti qui, eh? Andiamo. Meno male che questa è quella conciata bene. Metto tranquillo che questa è quella conciata bene. Ma che cazzo.
ci stiamo vedendo anche la parte interna, i cortili, dei balconi. Praticamente questi balconi che voi vedete così, da quanto detto dei cittadini, dovevano essere messi degli scarichi dell'acqua, dei tubicini, e invece è rimasto tutto così, sono stati spaccati i balconi e sono da un bel periodo che sono in queste condizioni. Quindi un'altra cosa da segnalare, 2 anni ci dicono, quindi un'altra cosa da segnalare e da portare assolutamente a un lavoro immediato. Quanto tempo è che c'è questa pattumiera, che è nuova questa qui? Sì, saranno 2 o 3 anni, sono, ma una schifezza, va bene? Qui quando entri dentro non si respira? No, niente, alla sera la chiudono, qua la devono alla mattina. Allora, messo ai partiani là, ai partiani alla scala quella là, l'odore si fila di là. Tu senti l'odore giustamente, poi d'estate è anche peggio perché la pattumiera si scala. La mattina c'è sempre... E guardi che la povera disgraziata qui la fanno cadere in finestra. Questo caldo non è molto buono. E poi dico, fai la luce dentro, ma falla fuori, farla a tempo, resta accesa tutto il giorno. Perché dovrebbe avere il temporizzatore che si spegne. L'ha messa sulle scale prima no, adesso la luce sta accesa tutto il giorno perché i ragazzini, ma di notte è buio, arrivi alla sera d'inverno, potete anche vedere la sala perché non c'è la luce sul pianerottolo accesa, ti aspetta, a fai lavorare con tipe. Sì, ecco. C'è niente da dire, quello che stanno dicendo è vero. Non affacciarmi da nessuna parte che respiro tutto qua, guardi gli escrementi, guardi. È veramente una schifezza. È veramente uno schifo. Questa non è più una parte verde condominiale. Questo lei abita preso qua? Come... Sì, qua, là, proprio di fronte. Guardi. Come niente, portano i cani e lasciano di briga. Io non posso affacciarmi. Con tutte le arie e cani che ci sono in giro. Ha capito? Sì. Guardi qua. Sì, si vede. Le registrazioni qui in via Asturia oggi sono caldissime. Andiamo a buttare una bottiglia di plastica nel locale pattumiera. Come vediamo? Mamma mia che puzza, ragazzi. Vabbè, noi siamo ecologisti, le buttiamo nella plastica. Vediamo cosa succederà anche questa volta. Andiamo avanti, City Report. Mosconi, zanzare, scarafaggi. Con una pattumiera a 10 metri dalla sua finestra è facile che gli entrano dentro anche e gli scarafaggi. E alle 2 di notte vengono a buttare col carrello delle selunga le bottiglie, ma non una bottiglia, 2 bottiglie, col carrello, puoi immaginare. Magari non è neanche roba che di qua, che della casa, viene da fuori. Lei pensa che io dormo qua, butto nel coglio, cosa faccio? Mi sveglio, basta. Si può? No, è inciviltà questa qua. E qui sopra lasciano bottiglie di birra, quello che mangiano, chiacchierano, telefono e lasciano qui sopra, guardi. Sono veramente esausta. Fa esaurire questa roba qui. Un anno che sono qua, sono già esausta. Sono proprio su un esaurimento. Vabbè, speriamo che qualcosa cambi. Grazie mille. A parte che ci vuole anche poco a sistemarle queste qui, qui c'è un custode, qui fuori dalla casuccia del custode ci abbiamo ancora tutti i San Pietrini buttati così allora, in giro. Allora il custode ha detto, secondo me che lavorano per la cooperativa, che la cooperativa le ha detto che loro devono fare solo queste e queste altre cose, no, però non ti vede nessuno, anche se fai una cosa in più. Lì sono anche i regolamenti che gli danno loro, in realtà qui non ci vorrebbe tanto anche mandare un operaio direttamente MM a sistemare. Ma chi l'ha fatto il lavoro? Poi ognuno ti racconta delle cose perché la polizia per legge, no, ho detto non è per legge perché io pago le spese e anche hanno minacciato. Sì, allora c'è un regolamento che dice che i bambini però possono giocare in certi orari, ma bambini, non quelli di 18 anni. Ma non a pallone? No, in realtà penso di no. Ma non a pallone? Sui prati no, perché si rovinano. Allora io perché devo pagare tanto sportivo che mi fanno pagare il verde a me. Ma invece per le cantine quanto tempo è? Tu mi hai detto la cantina L, quanto tempo è che quella cantina lì è piena? È più di un anno, il tassista è morto più di un anno, io l'ho
sembrato qualche volta, adesso è piena ancora. Ma tu gliel'hai detto a questi qui che paghi l'affitto di MM che c'era sto problema? Sì, ho chiamato. E non è venuto nessuno? Nessuno. Sì. E poi vengono sugli scarafaggi? Sì, eh? E ci abbiamo un po' di scarafaggi, dobbiamo stare attenti per gli scarafaggi. Perché mi state dicendo tutti degli scarafaggi? Sì, proprio per dobbiamo questo. Stare gli scarafaggi. E poi non parliamo dell'animale. Qua c'è qualche persona che tiene due cani, cioè uno, sono tutte e due cattive, se uno non sta attento, cosa succede? Ti mordono? Sì. Questi sono incivili, quelli andrebbero a farti altre robe. Io ho 40 anni che abito qua. Sì, no, è vero, hai ragione quello che dici. Allora, persiane. Allora, la prima cosa notte. Che voglio sapere, quando è che sbattiamo fuori gli abusivi? La prima cosa. Seconda cosa, aspettiamo che i figli si sposano. Qua ci sono gli abusivi da 20 anni. Non è un anno, 20 anni. Si affittano gli alloggi e se ne vanno in India. Si subaffittano. Si subaffittano gli alloggi. La legge era che se un abusivo, se c'ha i figli, viene un po'... Ma qua ci sono gli abusivi che non hanno i figli. Allora che facciamo? Gli abusivi che hanno i figli ti lanciano pure la candeggina in faccia quando li passi sotto la finestra. Cosa facciamo? Bologna. Addirittura ti ricordi quando a me mi ha spaccato l'orecchio? Almeno sarebbe il caso che pagassero. Se pagano, ma il fatto... Dice, allora, siccome che a noi adesso ci hanno mandato i conguagli del 2019... Io ce l'ho di fronte un appartamento... Oh, e paghiamo Paolo, Paolo, paghiamo! Conguagli a tutto l'anno... Serafina, adesso, noi la casa tanti anni che stiamo seguendo questa situazione di queste case... Cioè, tutti questi anni anche MM Casa è fallito. MM Casa non ha fatto proprio niente. MM Casa mi ha mandato le spese condominiali a pagare nel 2016, che io manco abitavo qua. Bene, questo è un altro caso. Non ho il riscaldamento in casa, me l'hanno messo quest'anno solo in sala e in camera da letto. In bagno non ho riscaldamento. Però chiedono gli arretrati dei riscaldamenti. Però ti chiedono tutto da pagare, devi pagare tutto, se no ti dicono ti facciamo lo sfratto. Ma quale sfratto? Ma almeno farebbero gli sfratti. Qua ci sono da 20 anni, devono farlo. Continuazione della puntata, siamo adesso ad un punto topico della situazione. Stiamo per farvi vedere Serafina Limongelli, oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri, avete già mandato un sacco di saluti sulle pagine. E siamo qui con Samuele Piscina, ex presidente del municipio 2, che appunto ha partecipato insieme all'assessore Bolognini a questa riunione, insomma a questo incontro spontaneo di tutti i cittadini che abitano in questi palazzi che sono di MM Case Comune di Milano. Ecco Samuele, quello che ti volevo dire è, si parla sempre dappertutto solamente della questione delle case popolari ALER, in questo caso siamo venuti qui a far vedere che MM non è che se la cava molto meglio. Assolutamente no, ma guarda, io faccio tanti giri come consigliere comunale all'interno dei caseggiati MM e non trovo un cittadino che non mi dica che quando c'era ALER perlomeno si rispondeva, c'era la presenza di un geometra che era sempre presente che perlomeno prendeva in carico quelli che erano i problemi. Poi magari non tutto si risolveva, per carità del Signore, però in questo momento manca proprio anche solo il dialogo con gli operatori di MM. Ecco, questa è una cosa che stiamo vedendo insomma tutti quanti, noi qui abbiamo parlato con un sacco di gente, poi vedete le immagini, e diciamo che il dialogo, come diceva Samuele, è la prima cosa fondamentale, può essere un sì, può essere un no, una data, una scadenza ci vuole. Serafina, l'incontro di oggi, cosa ne pensi come prossimi appuntamenti? Che cosa facciamo? Mi faccio un culo tanto. Va bene, per oggi ci accontentiamo di quello. Salutiamo Samuele Piscina, lo ringraziamo della disponibilità. Salutiamo grazie l'assessore Bolognini che è andato via, ma comunque c'era. Serafina, è il suo compleanno, noi rimaniamo qui. Un saluto a Paolo Rusconi, a tutti quelli che ci guarderanno. Alla prossima. City Report. Grazie. Alla prossima. City Report.